Con 5 mesi di anticipo conclusi al Battisti i lavori di efficientamento energetico ed adeguamento antisismico. 1.200.000 euro di risorse ministeriali assegnate alla provincia dalla Regione Marche sono stati così impegnati per effettuare questo intervento strutturale. Presidente, allora l'adeguamento sismico degli nostri edifici scolastici è diventato quanto mai un argomento importante che sta a cuore a tante persone. Ma è un argomento importante soprattutto perché quotidianamente nel nostro territorio provinciale abbiamo 15.000 studenti che sono iscritti al ciclo di secondo grado e la priorità, la sicurezza è una delle situazioni principali che dobbiamo tenere all'interno delle scuole. Alla cerimonia di consegna del certificato antisismico alla preside dell'istituto Anna Gennari, che per questo suo nuovo status è divenuto di strategica importanza anche per ospitare evacuati in caso di calamità, funzionari regionali. La regione e il governo hanno sempre indicato la sicurezza nelle scuole come uno degli obiettivi primari e oltre alle fondi che sono stati stanziati per la ricostruzione nei comuni del Tre Cratere, non solo, anche gli edifici danneggiati che sono al di fuori del cratere, in primis le strutture scolastiche. In aggiunta a questo l'osservatorio ha annunciato che il MEF ha stanziato sulla finanziaria 2017 1.700.000.000 di euro su base nazionale ovviamente. Preside, allora una mattinata intensa per diverse motivazioni ma soprattutto anche per gli studenti, una festa in tutti i sensi. Certo, oggi veramente questa duplice occasione, no, per accogliere i partner stranieri di questo importante progetto europeo, questo progetto Erasmus che tratta appunto delle energie rinnovabili, quindi una tematica direi molto importante e significativa, e inoltre appunto l'inaugurazione di questo istituto che ha subito questi importanti lavori di adeguamento sia dal punto di vista sismico sia dell'efficientamento energetico che hanno riqualificato e permettono agli studenti quindi di vivere anche in un ambiente sicuramente sicuro e anche diciamo appunto gradevole. Nell'aula magna dell'istituto, fresca di rinnovo con infissi speciali ad alte prestazioni energetiche, materiali isolanti e lampade a LED, alla presenza del vice sindaco Stefano Marchegiani si è tenuto il primo incontro del progetto Erasmus Plus riguardante proprio il tema delle energie rinnovabili, dove gli studenti del Battisti hanno incontrato i coetanei di Spagna, Francia, Polonia e Romania per questo progetto partito lo scorso anno. In effetti questo progetto riguarda in modo particolare la partecipazione ai dei corsi riguardanti le energie rinnovabili. I paesi coinvolti sono la Romania, che è la scuola e l'istituto capofila, inoltre noi logicamente che rappresentiamo l'Italia, la Spagna e la Francia, pensate, con questa bellissima isola che è la Corsica, e inoltre l'altro stato è la Polonia. Ed ora questa qui è la volta dell'Italia. Il tutto si concluderà a giugno e andremo in Romania.